Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, eccoci a un nuovo appuntamento. Possiamo definire anche questo appuntamento di apologetica, e lo facciamo ovviamente col professor Corrado Nierre. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti. Puntata di apologetica oggi incentrata sul Natale. Siamo in periodo natalizio che ovviamente arriva fino all'Epifania e andiamo a trattare alcuni degli argomenti, ecco, anche più dove c'è anche un po' più di curiosità, come per esempio il presepe, quando è nato il presepe, sul personaggio leggendario di Babbo Natale e anche una domanda che magari è anche abbastanza frequente sul fatto se Gesù sia nato o no veramente il 25 dicembre. Allora, professore, intanto come sempre partiamo ecco, dalla base e cerchiamo di capire che cos'è il Natale. Certo, allora il Natale ovviamente è la ricorrenza della nascita di Cristo, quindi è legato al mistero della incarnazione, è la seconda persona della Santissima Trinità che si fa uomo per poterci salvare. In realtà, se volessimo essere proprio precisi, potremmo dire così, che il Natale, più che essere la ricorrenza del mistero dell'incarnazione, è di fatto l'epifania dell'incarnazione, perché è evidente che il mistero dell'incarnazione si realizza 9 mesi prima, cioè quando l'angelo Gabriele andò da Maria Santissima e nel momento in cui la Madonna dette il suo fiat all'angelo, in quel preciso momento si ebbe il concepimento per opera dello Spirito Santo e quindi di fatto lì si realizzò l'incarnazione. Il Natale è l'Epifania, cioè la manifestazione, la venuta alla luce del Verbo incarnato e tutto il Natale è un'Epifania. Poi noi chiamiamo Epifania, diciamo, il momento più significativo, quando anche i potenti, i sapienti della terra vanno ad adorare Gesù bambino, ma tutto il Natale è un'Epifania, intendendo per Epifania appunto la manifestazione, la venuta alla luce del Verbo incarnato. Professore, noi soprattutto al sud, ma poi anche ecco, in tutta Italia, c'è ancora la tradizione ecco, di fare il presepe. Dove nasce questa tradizione? Prima di tutto speriamo che continui questa tradizione perché sappiamo benissimo quanto sia vessata. Allora, in realtà, diciamo, la interpretazione, quella che va per la maggiore, l'ipotesi che va per la maggiore è quella di affermare che il presepe sia nato con San Francesco d'Assisi, no? La famosa notte di Natale del 1223, quando San Francesco d'Assisi ebbe questa intuizione, ispirato sicuramente dalla provvidenza, di fare un presepe vivente, prese delle persone del posto, dei contadini, e allestì la natività. Le cronache francescane poi ci dicono anche che avvenne un prodigio perché per quanto riguarda Gesù bambino fu scelto una sorta di bambolotto il quale si animò proprio a mezzanotte quando la tradizione ci dice sia nato nostro Signore. Quindi di fatto molti ritengono che il presepe sia nato con San Francesco d'Assisi in quella notte del 1223. Ora, che il presepe vivente con ogni probabilità sia nato allora, questo di fatto lo si può dire, però ci sono delle fonti molto interessanti che ci dicono che in realtà già prima del 1000, quindi perché San Francesco d'Assisi abbiamo detto 1223, quindi siamo nel basso medioevo, ma queste fonti ci dicono che già prima del 1000, quindi in alto medioevo, soprattutto nella penisola iberica, quindi l'attuale Spagna, si soleva riprodurre la natività di Cristo in maniera plastica, cioè
con delle statuine, eccetera. Per cui, se questo fosse vero e fosse, diciamo, ulteriormente dimostrato, sicuramente andrebbe retrodatata la nascita del presepe. Ora, la cosa non ci deve affatto meravigliare. Perché non ci deve meravigliare? Perché teniamo presente che nel cristianesimo esiste come elemento caratterizzante proprio una sorta di passione nei confronti del segno. Il cristianesimo ovviamente è la religione del mistero dell'incarnazione, il cristianesimo ci dice che l'uomo non è solamente anima, ma è anche corpo. E quindi l'uomo ricerca, nel cristianesimo c'è una ricerca del valore del simbolo, del valore del segno che poi rimanda a qualche cosa, rimanda al mistero, no? Teniamo presente che il nostro Signore Gesù Cristo, istituendo i sacramenti, ha voluto inserire anche una materia, pensiamo il battesimo, no? Il battesimo ordinario che viene amministrato ha bisogno dell'acqua. Ora noi sappiamo che non è di per sé l'acqua ciò che purifica l'anima, ma è la grazia. Però la grazia viene significata dall'acqua, tanto è vero che la definizione di sacramento è proprio segno efficace della grazia. E quindi non dobbiamo meravigliarci se eventualmente, sin da subito o relativamente subito, nel mondo cristiano sia nato il presepe, cioè come tentativo appunto di riprodurre plasticamente il mistero di Cristo affinché questo mistero potesse essere maggior, diciamo, più facilmente adorato. Professore, venendo anche a tradizioni, ecco, più materialistiche, ecco, insomma, intendo, cerco di riferirmi al personaggio di Babbo Natale, dove nasce questa, insomma, questa leggenda e come interpretarla? Ma in realtà la leggenda di Babbo Natale non solo è una leggenda che andrebbe riscritta, nel senso che, o meglio, l'interpretazione in merito a questa leggenda andrebbe riscritta, perché è estremamente edificante e adesso ne parleremo, ma nacque anche come per far capire quanto nel cristianesimo sia costitutiva la dimensione del dono. Quindi, al di là poi di tutte le letture materialistiche, le contaminazioni consumistiche, materialiste meglio, che poi sono sopravvenute successivamente. Allora, vediamo un poco di fare mente locale. In realtà Babbo Natale si chiamava Santa Claus, no? Cioè che poi sarebbe San Nicola, ed è legato appunto a questa figura, che è la figura di San Nicola di Mira. San Nicola di Mira visse tra il III e il IV secolo, ed è un santo dell'Asia Minore. Nacque a Mira, una città dell'Asia Minore, teniamo presente l'attuale Turchia, insomma, no? Teniamo presente che l'Asia Minore, prima dell'avvento dell'Islam, che avverrà tra il VII e l'VIII secolo, era una terra molto prolifica di cristiani e di cristianesimo. Ebbene, si racconta che San Nicola di Mira fosse figlio unico di una famiglia molto ma molto ricca. Lui, già in età di adolescenza, iniziò a legarsi ad un eremita cristiano e a farsi dirigere spiritualmente da questo eremita cristiano. Intanto sopravvenne la morte di entrambi i genitori e quindi lui rimase erede di una ricchissima, di un patrimonio ricchissimo. E intanto stava maturando in lui il desiderio di consacrarsi e anche di fare una vita di povertà. E allora chiese a questo eremita, dice: ma io come posso utilizzare questo ingente patrimonio? Come lo posso utilizzare? Perché ovviamente lui se ne voleva liberare proprio per essere più libero in questa sua scelta. E l'eremita non seppe rispondere, però gli dette un consiglio: preghiamo affinché la provvidenza ti possa illuminare e ti possa far capire che cosa fare di questa ingente ricchezza. Ebbene, lui iniziò a pregare in tal senso. Un giorno, una sera, stava camminando lungo i vicoli della sua città e a un certo punto si arrestò perché sentì da una casa molto povera il pianto dirotto di due ragazze. E allora lui si fermò perché ovviamente
non sapeva se queste due ragazze avessero bisogno di un aiuto, e sentì anche la voce di un omaccione, che era il padre, ovviamente un padre snaturato, il quale diceva loro, perciò piangevano le due ragazze, dice: qui noi siamo poveri, i soldi non entrano, doti non ne posso fare, e quindi da domani mattina vi porto al postribolo, così portate un po' di soldi, no? Il postribolo è il luogo delle prostitute. E allora San Nicola capì che quello era un segno che la provvidenza gli donava. Quella notte stessa, approfittando delle finestre aperte, gettò una grossa quantità di monete nella stanza di queste due ragazze, in maniera tale che queste due ragazze potessero acquistare per sé una dote ed evitare una brutta fine, così come aveva paventato quello snaturato genitore. E allora lui capì che quel patrimonio che aveva doveva essere utilizzato soprattutto per aiutare i figli delle famiglie povere. Da qui poi la leggenda di Babbo Natale, perché poi il culto nei confronti di San Nicola è un culto che si è diffuso soprattutto in Oriente fino alla Finlandia, no? E quindi poi abbiamo questa collocazione, soprattutto finlandese, di Babbo Natale. Però lei giustamente diceva che c'è stata poi una deriva in senso consumistico, in senso materialista, ed è vero. Perché fino agli anni 20, anni 30 del secolo scorso, se noi, invito anche chi ci ascolta a smanettare un po' su internet, se noi andiamo a vedere Babbo Natale come veniva rappresentato, quando distribuisce i doni ai bambini, eccetera, veniva rappresentato come un vescovo, la barba bianca, vestito di rosso, ma la mitra vescovile, il bastone pastorale, cioè come un vescovo. Poi dagli anni 20, soprattutto agli anni 30 del secolo scorso, Babbo Natale, la figura di Babbo Natale, il look di Babbo Natale si laicizza, no? E quindi diventa quello che noi siamo soliti vedere adesso. E questo soprattutto grazie o a causa, andrebbe detto, di una pubblicità della Coca-Cola, no? Che modifica un po' l'immagine di Babbo Natale. Ma in realtà la leggenda di Babbo Natale non solo è una leggenda specificamente cristiana, e possiamo dire anche cattolica, ma sottolinea la centralità della dimensione del dono nel cristianesimo, perché qualche volta io ho chiesto, anche parlando di queste cose, perché mi interesso anche di storia delle tradizioni, storia dei simboli, che sono discipline estremamente interessanti, come mai non abbiamo un corrispettivo di Babbo Natale nel mondo pagano? Perché nel mondo pagano non è venuto fuori un personaggio simile a quello di Babbo Natale? La spiegazione è molto semplice, perché se noi andassimo a prendere tutte le antropogonie, cioè quei racconti attinenti all'origine dell'umanità del mondo pagano, ossia del paganesimo mediterraneo o del paganesimo nordico, noteremmo che cosa? Che il divino genera l'uomo per servirsene. E quindi l'uomo è uno strumento del divino, da qui poi anche l'esistenza della schiavitù in tutte le civiltà pagane, perché se Dio mi ha creato per servirsi di me, perché anch'io non mi devo servire degli altri? Invece nel cristianesimo, ovviamente riprendendo la Bibbia, Dio crea per amore, e poi il cristianesimo dice addirittura Dio per amore si sacrifica e decide di soffrire e di morire per me. Allora, se questo è vero, anch'io devo donarmi agli altri, anch'io devo sacrificarmi per gli altri. Da qui la centralità della dimensione del dono, che viene espressa da tante tradizioni, e anche quindi dalla tradizione di Babbo Natale, dalla leggenda di Babbo Natale, meglio dire di Santa Claus. Bene, professore, venendo al 25 dicembre, noi ovviamente facciamo, crediamo, ecco, che sia la data della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Spesso, ecco, fra varie letture, mi è capitato anche di incontrare, che il 25 dicembre sarebbe una data ricorrente nelle religioni pagane, magari, se non ricordo male, quella del sole invitto, ad altre divinità egizie. Ecco, Gesù è veramente nato il 25 dicembre? Allora, è chiaro che noi non possiamo assolutamente affermare, conoscere il giorno preciso della nascita di nostro Signore. Questo perché i Vangeli, faccio prima una premessa,
I Vangeli non sono delle vere e proprie biografie da intendersi in senso moderno, un poco perché il genere biografico, così come noi lo conosciamo, è un genere, diciamo, nato successivamente. Ma poi non dimentichiamo che i Vangeli furono scritti come supporto per la predicazione orale, perché il nostro Signore Gesù Cristo non disse agli apostoli andate e scrivete, ma disse andate e predicate. Poi ovviamente gli apostoli stessi si accorsero che questo comportava anche un rischio, nel senso che la predicazione può comportare un rischio di svilimento, di snaturamento, di tradimento della verità. Allora si decise di mettere per iscritto i fatti più importanti della vita di Cristo. Nacquero diversi Vangeli che poi furono sottoposti al giudizio degli apostoli e alla fine abbiamo questi quattro Vangeli canonici, no? Quindi è chiaro che noi non possiamo sapere con certezza il giorno della nascita di Gesù, né tantomeno questo è decisivo, perché Gesù è nato il 25 dicembre, o è nato a luglio, o è nato a settembre, o è nato a marzo, la cosa ovviamente non cambierebbe minimamente. Diciamo, la tesi più diffusa, è quella di ritenere che il 25 dicembre sia stato scelto in conseguenza della cristianizzazione di una celebre festa pagana, che è appunto la festa del Sole Invictus, perché il 25 dicembre coincide con il giorno del solstizio invernale, che era una grande festa nel paganesimo latino, perché ovviamente le giornate finivano di accorciarsi e iniziavano ad allungarsi, e sappiamo benissimo quanto fosse, in un periodo in cui non c'era l'energia elettrica, quanto fosse importante la luce. E per cui la tesi che si è sempre affermata è quella di ritenere che quando poi ci fu il passaggio dalla civiltà pagana alla civiltà cristiana, ovviamente con molta gradualità, si prese questa festa e la si cristianizzò identificando il Natale, anche perché poi Giovanni appunto dice che la luce venne nel mondo, quindi la festa della luce, eccetera. A, diciamo, ulteriormente dare manforte a questa tesi, che però adesso anticipo già, è una tesi che poi è stata smentita successivamente, poi vi dico come, a dare manforte a questa tesi è anche un particolare che ci racconta il Vangelo di Matteo. Cioè, il Vangelo di Matteo ci dice che quando Gesù nacque, gli angeli andarono a chiamare i pastori che si trovavano di notte all'aperto a guardia delle pecore. Ora, noi sappiamo che Betlemme sta a 800 metri sul livello del mare, è esposta, pur essendo in Medio Oriente, è esposta al freddo dell'est. Infatti, non è raro, anzi è molto probabile che proprio in questo periodo dell'anno a Betlemme ci nevichi anche, e sicuramente di notte le temperature è facile che arrivino ad andare sotto lo zero, oppure a essere molto, molto rigide. E quindi si è detto, dice, come potevano questi poveri pastori stare all'aperto d'inverno? Quindi evidentemente Gesù è nato in un altro periodo dell'anno, non so, tarda primavera, estate, tarda estate, insomma in un periodo più mite. Ora, tutto questo, torno a ripetere, è stato affermato, ma è accaduto qualcosa di significativo, perché da diversi anni a questa parte c'è stato in conseguenza di una scoperta particolare di cui adesso vi parlerò, un cambio di prospettiva. E la scoperta è stata questa, cioè grazie ai cosiddetti papiri di Qumran, casomai qualche volta ci ritorneremo su questo a proposito della storicità dei Vangeli, è stato trovato anche il cosiddetto libro dei Giubilei. E nel libro dei Giubilei ci sono i famosi turni sacerdotali. Faccio apro una parentesi. Nell'ebraismo antico, cioè prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, che si ebbe, distruzione definitiva, che si ebbe nel 70 d.C., ovviamente solamente nel Tempio si poteva operare il sacrificio. Ad operare il sacrificio erano i sacerdoti, i quali erano divisi in 12 classi. Ebbene, in questo libro dei Giubilei si dice che la classe di Abia celebrava in un periodo dell'anno che è corrispondente al nostro fine settembre, ultima settimana, ultima decade di settembre. Ora, se noi andassimo a leggere il Vangelo di Luca,
leggeremmo che l'angelo, prima di andare dalla Madonna, va da Zaccaria, il futuro padre di Giovanni Battista, e gli annuncia che sua moglie Elisabetta, che ormai era sterile, insomma, era uscito fuori età per poter avere un figlio, avrebbe concepito un figlio e l'avrebbero chiamato Giovanni. Ebbene, quando l'angelo va da Zaccaria, Zaccaria sta celebrando nel tempio e Luca, Luca ci tiene a precisare che Zaccaria è un sacerdote della classe di Abia. Allora, questo che cosa significa? Significa che questa annunciazione a Zaccaria è avvenuta in un periodo dell'anno corrispondente al nostro fine settembre. Ma facciamo un passo in avanti. L'angelo poi va dalla Madonna e quando la Madonna realisticamente risponde all'angelo, dice, ma com'è possibile questo? Io non conosco uomo. L'angelo ribadisce dicendo a Dio tutto è possibile, anche tua cugina Elisabetta, che tutti credevano sterile, ormai è al sesto mese. Per cui se noi prendiamo fine settembre e facciamo 6 mesi, no? Fine ottobre, fine novembre, fine dicembre, fine gennaio, fine febbraio, fine marzo, l'annunciazione è avvenuta a fine marzo. Se poi, considerando che una gravidanza ordinariamente dura 9 mesi, ecco, contiamo 9 mesi da fine marzo, arriviamo a fine dicembre. Quindi effettivamente, stando a questa ultima scoperta, Nostro Signore effettivamente è nato a fine dicembre. Certo, non possiamo sapere il giorno preciso, ma è nato in questo periodo. Dice, ma come la mettiamo con i pastori che sono all'aperto? In realtà questo è facilmente risolvibile. Perché? Perché ci dicono gli studiosi del mondo ebraico antico, teniamo presente che il popolo ebraico è stato sempre un popolo molto legato a certe forme di purificazione, no? Cioè questo dividere per esempio i cibi tra puri e impuri, gli animali stessi tra puri e impuri, eccetera. Ebbene, per quanto riguarda le pecore, la convinzione era questa. Le pecore possono essere di tre tipi, no? Ci sono le pecore chiare, dette anche pecore bianche, poi ci sono le pecore grigie e le pecore scure. Bene, secondo la mentalità del tempo, ci dicono gli studiosi, le pecore bianche erano considerate animali puri e quindi queste pecore potevano stare nel centro abitato tanto di giorno quanto di notte. Poi vi erano le pecore grigie, che venivano considerate animali semipuri, e queste pecore dovevano stare fuori dai centri abitati di giorno, ma potevano rientrare nei centri abitati di notte. E poi c'erano le pecore scure, o dette anche pecore nere, considerate pecore completamente impure, che dovevano sempre stare fuori dai centri abitati, tanto di giorno quanto di notte. E quindi quei poveri pastori, che evidentemente facevano i turni proprio perché la notte era rigida, sono, diciamo, i pastori più in basso nella gerarchia, possiamo dire, della classe lavoratrice dei pastori. E furono questi a essere chiamati dagli angeli, come ci racconta Matteo, San Matteo, per essere i primi ad adorare Gesù bambino. Quindi possiamo dire che, ora, torno a ripetere, questo è un particolare insignificante, perché non è che cambi molto, non è che sia decisivo il periodo dell'anno in cui è nato Nostro Signore, però è interessante notare come anche nei piccoli particolari c'è poi una conferma della tradizione. E poi mi sento di aggiungere, insomma, questo verrebbe confermato anche, ecco, dalla nostra fede, il fatto che noi con la nascita di Gesù celebriamo anche la povertà, il fatto che il Signore, il più alto, si sia voluto incarnare, si sia voluto nascere nel posto più umile, più difficile, ecco, al freddo, scaldato Anche al solo freddo. dagli animali. Ecco, Ma quindi. lei mi fa ricordare anche un'altra cosa, Prego. che questo, diciamo, è legato ad un'altra tradizione che anche questa andrebbe molto riscritta, però non abbiamo il tempo per parlarne. Ed è quella dell'albero di Natale, no? L'albero di Natale, poi adesso le dico perché è collegato un po' anche a questo discorso. L'albero di Natale in realtà non è qualcosa di che nasce nel mondo protestante oppure qualcosa che può richiamare antichi riti pagani, l'albero, eccetera. No? Pensiamo che nel Medioevo, soprattutto in Germania, si utilizzava a rappresentare davanti alle chiese la notte di Natale la storia, l'episodio del peccato originale, no? E quindi l'albero veniva considerato, veniva, diciamo, arricchito
come l'albero redento, partendo appunto dal racconto del peccato originale, quindi l'albero del bene e del male per cui si era avuto il peccato originale stesso. Allora, dicevo, in realtà si è avuta una concentrazione nel mondo protestante dell'albero di Natale, perché? Perché il mondo protestante non poteva accettare il presepe per la diffidenza, anche proibizione nei confronti del culto delle immagini. Ma in realtà l'albero di Natale è nato in ambiente cattolico, in ambiente, anzi, addirittura ci sono anche qui dei racconti estremamente interessanti che ci dicono che in Medio Oriente le prime comunità cristiane in prossimità del Natale solevano prendere degli alberi secchi, no? E attaccare a questi alberi, ai rami degli alberi secchi, dei frutti, che poi rappresentano, diciamo, è la prefigurazione delle palline che vengono messe adesso sugli alberi natali. Perché questo? Perché alcuni Vangeli apocrifi, e mi riferisco a quei Vangeli apocrifi innocui, non a quelli eretici, gnostici che verranno scritti 2 o 3 secoli dopo, ci dicono che quando nacque Gesù, la natura rinverdì e gli alberi fruttificarono. Ora, questo che cosa sta a significare? Che evidentemente si era in un periodo rigido, c'è cioè un periodo in cui gli alberi sono spogli. Ecco perché, diciamo, il fatto che Gesù sia nato a fine dicembre, un'eventuale conferma di questo, va a confermare poi tutta una serie di altri elementi a cui si può facilmente fare riferimento. Molto bene, professore. Credo che abbia dato anche oggi, ecco, molti spunti di riflessione, abbia risposto anche a domande che ecco, incuriosiscono molto, perché la stessa storia di Babbo Natale, ecco, non credo sia conosciuta da molti. Per quanto riguarda invece la nascita di Nostro Signore, Io come giustamente. Prego, prego. vorrei invitare proprio coloro i quali ci ascoltano a ritenere questi argomenti tutt'altro che argomenti, diciamo, poco importanti, perché, torno a ripetere, la storia dei simboli, la storia delle tradizioni possono servire molto per un discorso, diciamo, di cultura generale, ma in particolar modo proprio in difesa di quelle che sono le verità fondamentali della fede. Certamente. Professore, anche oggi mi sento di ringraziarla per il tempo che ci ha dedicato e anche per averci dato, come dire, queste informazioni così utili in questo tempo che è il Natale, insomma, a 2 giorni dalla nascita, ecco, dalla celebrazione della nascita di Nostro Signore. Quindi io la ringrazio e le auguro buon Natale, professore. Santo Natale a tutti, a lei e a tutti quelli che ci seguono. Molto bene. Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio di averci seguito e vi ricordo, ecco, se potete, di aiutarci con una donazione per permetterci, ecco, di continuare a produrre contenuti di questo tipo.